Con il lancio del nuovo programma Erasmus Plus per gli anni 2021-2027, la Commissione europea ha reso noto il programma di lavoro per il 2021, che contiene le informazioni sul contributo annuale dell'Unione per l'implementazione del programma. Sulla piattaforma europea Erasmus Plus e Corpo europeo di solidarietà della Commissione europea sono presenti moduli di candidatura per l'azione chiave 1, mobilità ai fini dell'apprendimento, e azione chiave 2, partenariati di cooperazione e partenariati di piccola scala. Dalla piattaforma è possibile accedere a la sezione opportunità con i bandi aperti ed i formulari, la sezione organizzazioni per la registrazione delle organizzazioni ed ottenere il codice OID, per accedere alle piattaforme dell'Unione Europea e presentare i progetti. La Commissione Europea invita i volontari del Corpo Europeo di Solidarietà a condividere la loro esperienza creando una canzone o un video di massimo 5 minuti da caricare nell'applicazione del Corpo Europeo di Solidarietà. Per partecipare bisogna avere dai 18 ai 31 anni, essere registrati sul portale, essere attualmente o essere stati attivi nel Corpo Europeo di Solidarietà. Una giuria professionale selezionerà fino a 10 finalisti che riceveranno un kit di promozione dal Corpo Europeo di Solidarietà e un buono da 100 euro. Inoltre, la canzone vincitrice riceverà un biglietto Interrail per viaggiare fino a 7 destinazioni nell'Unione Europea o un voucher dello stesso valore. La scadenza è il 9 maggio 2021. Per maggiori informazioni visita il link in basso. Giovedì 15 aprile Eurodesk Brussels Link, l'ufficio che coordina la rete Eurodesk a livello europeo, ha comunicato gli esiti degli Eurodesk Awards nelle quattro categorie: Most Inclusive Information Project, Most Empowering Information Project, Most Creative Information Project e Network Prize. Tra i vincitori anche l'Italia con il progetto L'Europa in città del punto locale Eurodesk del comune di Reggio Emilia, Fondazione E35. Altri tre punti locali italiani hanno ottenuto menzioni d'onore: Gavoi, Associazione Malik con il progetto Project at Home, Torino, Centro Servizi Volontariato Volto con il progetto online Fa Male Uguale, San Vito al Tagliamento, Servizio Politiche Giovanili, Sport e Associazionismo del Comune di San Vito al Tagliamento. Con il progetto c'erano una volta il maschile e il femminile. Sta per concludersi il progetto Atenaton. Per un mese, studenti e professori di 7 campus afferenti alla rete Atena hanno condiviso sui social i loro chilometri percorsi in nuoto, in corsa, in bicicletta o in qualsiasi altra attività carbon free, con l'obiettivo di raggiungere gli 11.000 chilometri, distanza che idealmente collega le università europee del progetto. I partecipanti all'evento hanno pubblicato i chilometri percorsi su Twitter, Facebook e Instagram, usando gli hashtag ufficiali dell'evento, hashtag MoveForAtena e hashtag Atenaton, e postando uno screenshot della performance registrata tramite l'app di tracking. Il 9 maggio, giorno in cui si festeggia l'Unione Europea, verrà reso pubblico il risultato dell'evento Atenaton e saranno pubblicate tutte le foto scattate in questo viaggio social attraverso i paesi europei.
Thank you.